sei l'ultima, e poi Scherzi a parte, e poi tante altre partecipazioni in altrettanti spettacoli bellissimi che tutti quanti noi abbiamo probabilmente seguito e gustato dalla poltrona. Stasera vediamo dal vivo. Vi posso annunciare con molta soddisfazione e ringraziare naturalmente i titolari di questo bellissimo posto, che probabilmente d'inverno funziona poco, ma d'estate sicuramente sarà pieno in ogni ordine di posto. E quindi voglio ringraziare Emiliana e Alessandro, che sono i titolari di questo New Sweet Paradise. Vi consiglio di venire poi successivamente, perché probabilmente continuerà questa serie, ma se mai non dovesse continuare, poi noi diciamo, cerchiamo di occuparci con Gigi e con tanti altri che abbiamo fatto un po' di intrattenimento. La cosa più importante però stasera è quella di avere con noi un bravissimo cabarettista. Possiamo farlo? Signore e signori, Nino Taranto! Ma ti prego, di che cosa ha veramente paura un uomo? Qual è la paura dell'uomo? Un grosso. Di che c'è paura? Della moglie. La moglie. Cominciate, che c'è paura? La paura più grande che ti porti da bambino qual è? Tua moglie. Rispondono pure se non ti conoscono, ma ne rendi conto? Ah, ecco, vedi. Che paura c'hai? Leo, che paura c'hai? De lei? Che paura c'hai? De lei? E lei caga, fa cagare sotto tutto. Qual è la paura per un uomo? Di cosa ha paura un uomo? Della squadra del cuore, sì, no? Di rimanere solo. Niente, io domande faccio all'uomo, io rispondo alle donne, ma come devo fare? Questa è la più grande. Ridono solo le donne, sì. È la più grande paura dell'uomo. L'uomo c'ha paura d'essere cornuto. Ma mica perché leva con altro. L'uomo, però ne stanno attenti, quando tradisce di solito lo fa per sesso, la donna no, la donna no, oddio, anche so con la cesangina sulla donna, la donna quando tradisce è perché c'è stato qualcun altro che ha usato la testa, c'è stato qualcun altro che è stato più attento, più vicino a lei, si è ricordato di lei, ci ha messo testa, dice, ma pure io ho una testa, e te lo dico io che testa c'hai. L'uomo quando è tradito pensa una cosa sola, una, che è quell'altro c'è la più grossa, più bello, più espressivo, dice, ma come, è appoggiato su una base, sa, perché noi maschietti ci vergogniamo di questa appendice che ci portiamo a prendere. Mi rivolgo soltanto a voi donne, ragazze, signore, come si presenta il maschietto nuovo? Quello che appena conoscete, quello che mettevate da ragazza sul diario, mio entry, quello. Mano in tasca, culo vizzuto, con la sinistra la pendula, pure che la capoccia, sopracciglia arcuata, normalmente la sinistra, e in arcuando il sopracciglio sinistro, anche il labbro superiore sinistro si alza, sembra una risata, ma è una palese. Cammina che pare che si è cagato sotto, è una forma fisiologica da parte dell'uomo. Cioè, perché sta col culo vissuto? Molto lo spiego. Perché l'uomo col culo vissuto si comprime il diaframma e abbassa il tono della voce, che diventa più caldo, più sensuale. Cioè, come ti chiami Paolo? Sono Paolo, Paolo. E l'uomo rimane con sta mano in tasca, ci rimane un quarto d'ora, 20 minuti, che tu femminuccia dici, oddio, ma starà facendo il disinvolto con quella mano in tasca. Solo sta a cercare. E quando l'ha trovato dentro di sé, che pensa? A questa ne va, ha paura, c'è. La paura, perché noi abbiamo una confusione sessuale che non finisce mai. Io una volta domandai a mio padre, papà, che cos'è il punto G? Mi ha detto, boh, sarà il gargarozzo, che ne so. E poi tua madre che mette apposta la roba a casa, che vuoi da me? Siamo differenti. In quante voi donne andate in un bagno pubblico?
se c'è il bagno pubblico, vedo a me, 5-6-10 orchetti, organizzano i pullman, vanno a pisciare, carovane urinarie, quando se ne occhi, non a pisciare, te lo dici, dai, tutto a pisciare, dai, che si piscia! A chi è che non gli è mai capitato un pullman di piscione sulla vostra? A tutti, da dove venite? Da dove venite? No, dalla Madonna dell'incontinenza! Cioè siamo fermati a San Pietro nella prostata, ecco, ci hai visto? Ma tu le devi vedere che cosa sono in bagno, fanno la fila dal piazzale della Dogrilla e già stanno così. Ma mica ridono, ma trattengono. Fanno la fila. E quando tocca a te donna, c'è sempre una madre con una ragazzina che ti passa davanti, mamma la piscia, e pisciano madre e figlia. Non ce la fai più. Entri in bagno, non c'è la chiave, non c'è la maniglia, non c'è manco un chiodo. La borsa! Cinque chili che non si sa mai! Con la mano! La guazza! Mi ha detto mia moglie, un po' spia! Con la mano non ne ha, del cappotto in bocca! T'ho spavato il cappotto! Si bava i miei cappotti, c'hanno dello setto, dai. Con la mano, come le cerchi di lasciare tutte e due le mani per spogliare una porta occupato! Che non pisciano per un paio d'ore, manca la dovente fronte. I capelli che si appiccicano, il mascara che scende, il fardo che cala, sembrano quelle dei Kiss. Che se no mi apro la porta, in quel momento divento frocio, guarda. Il body, sti tre gancetti maledetti, che il primo si sgancia, il secondo si sgancia e il terzo si attacca alla calza. E non solo, se sgara la calza, la scarpa, la mattonella e la palina, l'era glaciale 4. Che dici, che figura di merda sto facendo? Che maglio di calze dentro la borsa di ricambio ce l'ho, ma una mattonella di sto colore tu cazzo. E in quel momento tu donna mi pensi una cosa che ti ha sempre detto la mamma, e la mamma io diceva nonna, e alla nonna io diceva la nonna della... non ti appoggiare la tavoletta, lascia stare le amiche del figlio, che non vuole di nonna, che la mamma, che delle solita, non hanno mai toccato la tavoletta, che non la tavoletta non le toccavo, qualche tronco sì, ma la tavoletta no. Guarda, 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 hanno messo la carta igienica sulla finestrella, e che c'è il culo degli urichechi, quando ci arrivo lassù? Un Kleenex nella borsa c'è sta sicura, una borsa vestita con una stampella, un phon acceso, un Kleenex, uno c'è sta, lo strappano a metà, perché l'altra metà non si sa mai. Escono dal bagno che sembrano Gollum, nel Signore degli Anelli, con la borsa sotto l'ascella, il mio tesoro. Vanno verso il lavabo, un consiglio che do a voi donne, l'acqua esce da sotto al rubinetto, non intorno. Dov'è? Qua, esce da sotto. L'uomo fuori si è comprato 3 tomi di Guerra e Pace, in lingua originale, li ha letti tutti. Come la vedi apparire la saluta da Svidania? Io ho aspettato tanto tempo te qua. E chiudo. Grazie. Bravo, bravo.